diciamo, io cerco di portare un contributo a questo dibattito a partire da un'esperienza di questa città che penso diversi conoscano, ma in ogni caso ne traccerò per tutti gli altri, che senz'altro anche ci sono le linee fondamentali. Siamo qua purtroppo soltanto in 3-4 oggi, ma diciamo anche per impegni sul territorio, come si dice, e cerco di farlo appunto da una parte con uno stile, quindi che appunto corrisponda a questa, all'origine dell'intervento, cioè una dimensione concreta, militante, e che in qualche modo si pone il problema di dialogare con le riflessioni, gli stimoli teorici che sono stati presentati, e dall'altra parte quindi, però, cercando di entrare il più possibile nel vivo del dibattito proprio in quest'ottica. Allora, diciamo che partiamo dal concetto di mutuo soccorso, nel senso che anche concretamente dopo il 2008, dopo la crisi del 2008, in diversi paesi d'Europa la parola mutuo soccorso, che in fondo è una parola che sta alle origini del movimento operaio, ha cominciato a circolare con forza. Certo, ha cominciato a circolare con forza in Spagna, nella Spagna del 15M, cioè di quel movimento che ha scosso alle fondamenta la governance, possiamo dire, di quel paese, che significa la monarchia. Abbiamo visto ancora ieri fino a che punto il 15 maggio ha scosso le strutture della monarchia spagnola, che significa, o in Grecia, dove il potere della Troica è stato messo in discussione. Poi, diciamo, non voglio spingermi fino a valutare gli esiti, che peraltro non credo spetti a nessuno valutare, però insomma, nel quadro dei movimenti sociali molto imponenti, e comunque capaci di mettere in discussione la finanza e lo Stato rispettivamente, cioè in entrambi questi paesi. E, ecco, ha riportato quindi al centro, prima di venire in Italia, ha riportato quindi al centro un dibattito che era il cuore, che è stato uno dei dibattiti fondamentali della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, nella polemica tra Rosa Luxemburg e Bernstein, riforma sociale o rivoluzione, c'è tutta la dimensione teorica su cui si scontrano quei compagni che peraltro riflettevano sulla rivoluzione in un contesto particolare, nel senso che poi dopo aver scritto questi libri nel giro di 10 anni ne hanno fatte 3-4 di rivoluzioni che hanno cambiato la storia del pianeta, e restituisce tutta una serie di problematiche che appunto si interroga sulla funzione delle cooperative, sulla funzione del credito, e in questo caso specifico sottolinea, come dire, la necessità del movimento rivoluzionario di fare riferimento ad altro, cioè di non illudersi che queste forme siano sufficienti a produrre il cambiamento che ci si attende, come invece in Germania alcuni pezzi del Partito Socialdemocratico all'epoca stavano provando a dire. E dall'altra parte un libro più profano, con tutto il rispetto per questo autore che immagino abbia fatto innamorare tanti, la trilogia di Evangelisti, quella sul Sol dell'Avvenire, racconta in modo molto più concreto e operativo come poi dentro a tutte le tendenze
del movimento operaio, in questo caso dell'Emilia Romagna, il mutuo soccorso avesse un ruolo fondamentale, cioè come dalla Molinella, feudo dei riformisti, fino agli anarcosindacalisti che in quel periodo di enorme fermento attraversavano la regione, effettivamente tutti si dovevano e si ponevano immediatamente il problema delle cooperative di lavoro, delle cooperative di consumo, e poi appunto si scontravano sul ruolo, sul senso, sulla prospettiva che queste strutture avevano rispetto all'obiettivo di fare la rivoluzione, ma intanto le praticavano. Allora, noi siamo partiti da queste riflessioni per cercare di sviluppare il mutuo soccorso nel 2000, innanzitutto nel 2000, nel secondo decennio del 2000, e poi anche dentro un paese che non ha visto dopo il 2008 qualcosa di simile al 15 maggio o a ciò che è accaduto in Grecia. E certo, quindi ci siamo chiesti dentro a questo come articolare la questione della soddisfazione dei bisogni nel corso della lotta per l'emancipazione e quindi della lotta per la soddisfazione dei bisogni di tutta la società. Niente di nuovo, abbiamo fatto riferimento a tanti tanti anni fa, niente di nuovo in generale, da sempre, come dire, i movimenti si sono battuti per la soddisfazione dei bisogni. E però è vero che la crisi del 2008 ha approfondito moltissimo questa come urgenza e come necessità di vaste masse di, o moltitudini di precari, diciamo, in questo caso nell'Europa, in particolare nell'Europa meridionale. Quindi mangiare e abitare mentre si costruisce una comunità solidale in un territorio, però anche mangiare e abitare mentre si costruisce conflitto sociale, mangiare o abitare mentre si lotta per dei diritti collettivi, per il diritto collettivo di farlo, e poi anche mangiare e abitare, ma molto di più, perché non è vogliamo il pane ma anche le rose, non è uno slogan postmoderno anche qua, ma nasce così sostanzialmente SMS, dentro un quadro su cui, grazie all'intervento di Andrea, posso dire pochissime cose. Ovviamente che non è quello dell'Ottocento, il general intellect secondo la tradizione non arcinota, però qui abbastanza probabilmente arcinota, dell'interpretazione post-operaista o negriana del frammento sulle macchine dei Grundrisse, oggi effettivamente l'intelletto generale ha un ruolo fondamentale nella produzione, la cooperazione, quindi il mutuo soccorso è qualcosa che potenzialmente è ancora di più, è molto di più che due secoli fa nel cuore della produzione. Ma su questo hanno già detto i compagni prima, e quindi anche se per rimanere coi piedi per terra nello spazio di mutuo soccorso ci sono non pochi facchini, mercatari, anche poveri, che in senso più classico, oltre a tantissimi precari di questa città scintillante che presenta una continua di questa Milano da bere permanente che racconta continuamente un sogno, una sorta di sogno appunto da vendere ai cosiddetti precari cognitivi e a tutti quelli che sempre per salari poco superiori o anche inferiori a quelli di chi magari lavora in un service musicale, di chi fa semplicemente il facchino, si sentono però inseriti in un contesto innovativo, cognitivo, e quindi sono nutriti anche un po' da quello che prima Andrea chiamava, no, il salario fatto di promessa, cioè dell'idea di partecipare. Sicuramente ci sono entrambi questi pezzi di composizione sociale, però anche qui
la ristrutturazione del capitale che in qualche modo ha cambiato il modo di utilizzare la cooperazione, di estrapolare dallo sforzo, cioè ha sempre di più, anche se non solo, un modo di estrazione del valore dalla cooperazione più che di semplice sfruttamento, in effetti porta tutte, moltissime di queste figure lavorative, quasi tutte, magari a essere partite IVA e a essere con la propria partita IVA precari come un bracciante del 1850. E quindi dentro a questo contesto la produzione nasce SMS, che in due parole è uno spazio che vede decine di famiglie con bambini che prevalentemente vengono dall'esperienza del comitato di lotta per la casa di San Siro e del sindacato di lotta per la casa Asia, dell'associazione sindacale abitanti e di giovani precari, luogo di alloggio per queste persone, è la sede di una palestra, di un mercato di scambio, di un gruppo di acquisto solidale popolare, di un asilo, di un'università dove si insegna lingue e dove si svolgono anche iniziative di autoformazione, come ad esempio, cioè, simili a quella che è in corso. E quindi in questo senso, fatte le dovute proporzioni di scala con ciò che è accaduto altrove o con ciò che è accaduto tanto tempo fa, quello che SMS infine è diventato è uno spazio in cui un pezzo di società si fa composizione sociale in lotta. In fondo, al termine, dal punto di vista logico e anche cronologico, di questo processo di riappropriazione di spazio, di attivazione di energie per altri, eccetera, 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 lo spazio di mutuo soccorso è uno spazio di militanti, perché le famiglie che ci vivono dentro, inclusi i bambini, partecipano da sempre, anche da prima di venire allo spazio di mutuo soccorso, di vivere allo spazio di mutuo soccorso, alla lotta per la casa, che si articola nella difesa delle occupazioni abitative oppure anche delle persone che non riescono a pagare l'affitto nel quartiere di San Siro e poi su scala più larga, e anche nella rivendicazione di politiche più giuste rispetto alla casa sulla città e sulla regione Lombardia nei confronti del comune di Aler, che sono gli enti gestori di questo, diciamo, le istituzioni che governano questo problema. E lo stesso vale ovviamente per tutti i giovani precari che poi attivano i progetti, i percorsi, eccetera, eccetera. Ora, in questo quadro, come provare a come connettere questa storia, questo racconto con il dibattito che si cerca di sviluppare in questi giorni? Sicuramente noi pensiamo che due cose contino molto in questo dibattito, e soprattutto se vogliamo mantenere, cioè se quello che preoccupa tutti noi nella lettura del fatto che la cooperazione è diventata ormai lo strumento fondamentale di organizzazione del capitale, se quello che interessa a tutti noi è capire la nostra parte, è essere partigiani dentro a questa lettura, quello che conta sono sostanzialmente gli spazi di autonomia dal capitale e le rivendicazioni di carattere generale. Facendo riferimento a un dibattito, per esempio, o ancora facendo questo, diciamo, mettiamola così, se la mutua non serve ad organizzare lo sciopero è fuori dal campo di interesse dei comunisti. Esistevano le società di mutuo soccorso nel 1800, da questo punto di vista noi la pensiamo ancora così. È degli anni 90, per esempio, il dibattito che si chiede se i centri sociali abbiano
anticipato in qualche modo una certa forma di produzione, allora potremmo chiederci: ma sono i centri sociali antesignani di quei co-working che riempiono la città in questi giorni, in questi anni? Sì, può darsi in questi termini, nei termini in cui appunto la cooperazione sociale poi è sussunta dal capitale, ma se i militanti dei centri sociali sono chiamati a rispondere di fronte ai tribunali e invece i soci dei co-working solitamente no, c'è una ragione specifica ed è esattamente la ragione per cui le esperienze che nel nome dicendo per esempio come le fabbriche argentine del 2001 occupa, resisti, produci, hanno inserito delle forme, hanno proposto appunto inserendosi nella lunga storia della lotta del lavoro vivo contro il capitale degli spazi di produzione autonoma, lo hanno fatto in nome della trasformazione. Allora, per dirla in linguaggio accademico, occupa, resisti, produci non significa né occupa e sti cazzi e né produci purché sia. Significa una cosa ben precisa, cioè significa, non è vero, non una cosa ben precisa, magari molte cose, e di cui però è fondamentale non perdere la prospettiva. Allora, questo vuol dire tante cose, vuol dire per esempio le domande che faceva prima Andrea rispetto alla moneta del comune, non è semplicemente se certamente esistono gli algoritmi cattivi, basta fare un giro su Facebook, difficilmente esistono gli algoritmi buoni di per sé, dipende da quello che si cerca di costruire, dipende da chi incarna uno strumento tecnologico che viene utilizzato, ma su questo vorrei dire qualcosa soprattutto su queste diciamo contraddizioni che si aprono, o meglio su questa necessità di discriminare, no? Di identificare il discrimine tra la cooperazione che aspira a trasformare lo stato di cose presente e la cooperazione sussunta dal capitale, ben sapendo che dirlo è molto più semplice che realizzarlo, perché poi siamo tutti all'interno, no, di questa società estrattiva, per cui vorrei provare a dire delle cose soprattutto legate a un tema fondamentale sia per i centri sociali e sia per il movimento di lotta per la casa, che sono i due pilastri che hanno in qualche modo dato vita allo spazio di mutuo soccorso. Ed è questo, ovvero che se è necessario occupare, resistere e contemporaneamente produrre, nel senso che la nostra vita è produzione, allora non dobbiamo perdere di vista questa prospettiva, altrimenti, per esempio, rischiamo di trasformare un'esperienza di una grandissima importanza nella storia dei movimenti del nostro paese, in qualche caso specifico, in una società per azioni in cui il capitale sociale è costituito sostanzialmente da un'estrazione di valore di lotte collettive. Questo è il motivo per cui noi anche da sempre abbiamo rivendicato il fatto che non è nell'artificio giuridico possiamo determinare la solidità degli spazi occupati, ma è solo nel rapporto sociale e di forza. E questo ci pare che molte esperienze, purtroppo in una città come Bologna, penso che non fosse mai accaduto dagli anni 70, che si trova oggi dentro quasi senza con molta difficoltà nel costruire l'agibilità di una pratica come quella dell'occupazione degli spazi. Rischiamo addirittura, ma è dentro un rapporto di forza sociale che nel territorio, dentro alla città, nelle rivendicazioni, gli spazi sociali costruiscono, e questo è ancor più vero
di fronte a una difficoltà non tanto e non solo dei movimenti, o meglio anche solo dei movimenti, che anche dei movimenti, che però va inquadrata dentro una fase storica particolare, insomma non è non è a causa dei centri sociali nelle nostre metropoli, se Trump governa negli Stati Uniti e Narendra Modi in India, la fase globale vede moltissime spinte che adesso dello Stato nazionale, alle spinte che rafforzano il ruolo dello Stato nazionale, alle spinte che comunque accompagnano la fase, non la fase finale, la fase attuale della dei 40 anni di neoliberismo che abbiamo alle spalle. E quindi da questo punto di vista, anche sul tema del lavoro, per esempio, e della giustissima e importante denuncia del lavoro gratuito, rischiamo di confondere, se confondiamo cooperazione e cooperazione, rischiamo di trovarci incastrati nella loro trappola e di criticare nella stessa parola il volontariato, l'attivismo, la militanza e il lavoro gratuito, che è esattamente quello che fa il Capitale quando dice che sostanzialmente tutto questo è lo stesso, che quindi sostanzialmente tutto questo è che tutte queste pratiche, tutte queste forme sono legittime, nel senso che tutte contribuiscono in qualche modo al progresso della società e anche allo sviluppo di chi le pratica. E invece non è così, perché mandare degli studenti a lavorare gratuitamente da McDonald's non ha nulla a che vedere col protagonismo, che quello sì andrebbe valorizzato, degli studenti che occupano e autogestiscono la propria scuola, e in quel caso sì che si mettono effettivamente in gioco. Allora, quello che ci sembra poter essere il nostro contributo in questo caso, in questo momento, a questo punto del dibattito, avendo già poi anticipato magari alcuni dei temi che si svilupperanno successivamente, è questo, insomma. Quindi le istituzioni del comune non sono tali nel mondo in cui il capitalismo estrae valore dalla cooperazione solo perché cooperano. Le istituzioni del comune sono tali perché si battono per l'autonomia della propria cooperazione e anche perché ci sia la possibilità per gli altri di costruire una cooperazione autonoma.